Tu lo sai dov'è William Wheeler. Quindi parla. Non abbiamo fatto proprio niente, né Wheeler né io. Non ancora. Questo è vero. Però potreste. Parla! Jack! La ragazza vive con lui e dice che sa dove è nascosto Wheeler. Non sa niente, invece! Dov'è Bill Wheeler? Non lo sa, vi ho detto! Annevatele via! Non lo so. L'ho detto solo per entrare e vedere Jack. Allora guardalo bene e spera che parli. Buttala fuori. Gira al largo, bastardo. È davvero uno strano modo di trattare i cittadini per un rappresentante della legge. Grazie, signore. Cosa cerchi tu? Cerco Jefferson, lo sceriffo. È inutile, da me non lo saprete mai. Avanti, diglielo, Jack, se no glielo dico io. Così vorresti tradire tuo figlio? No. Però preferisco che lo arrestino, perché se dovesse succedere qualcosa al presidente, Bill non potrebbe avere un alibi migliore. Se tu sai dove è nascosto tuo figlio, perché non l'hai detto stamani agli uomini che ti ho mandato? Beh, parlavano in modo strano. Hanno due gran brutte facce, quei due, per mandarli in giro con la stella, Jefferson. Ho dovuto reclutare dei volontari per il mantenimento dell'ordine. Il presidente arriva domani, non lo sai? Forse non arriverà. Che cosa vuoi dire? Qualcuno vuol far saltare il treno quando sarà sul ponte. Qualcuno? Chi? Gente che vuole un'altra guerra civile. Quei due che sono venuti da me dovrebbero saperne abbastanza in proposito. Mettili al posto di Jack. Potresti cavarne informazioni molto interessanti. Wheeler, se quello che hai detto è vero, posso assicurarti che avrei reso un grande servizio al paese. Aspetta. Davvero vogliono uccidere il presidente? Sì, e capisci perché è meglio che tu e Bill ve ne stiate al sicuro. Coi vostri precedenti potrebbero sospettarvi. No. Perché rivangare il passato? Chi di voi ha cantato con il vecchio Wheeler? È stato lui. Idiota! Lo credevo dei nostri. Ha combattuto per il Sud, anche contro suo figlio. Avvisate Wallace. Sistemerà lui ogni cosa. Io accompagnerò Wheeler a casa, in modo che non possa parlare con nessuno. Aspettate che ce ne andiamo. Potrebbe vedervi. Meglio non parlare di questo con nessuno, se ancora non l'hai fatto, Wheeler. Non ho aperto bocca. Lascia in pace Jack. Certo, sta tranquillo. Chiudilo in cella e non maltrattarlo. Andate. Tu ogni tanto va a dare un'occhiata al negro.
Maledizione. Per me puoi crepare, ma Jefferson ti vuole vivo. Se sei preoccupato, perché non mandi qualcun altro? No, non posso, cara. Devo andarci di persona. Ho paura. Ho sentito dire molte cose strane, allarmanti. Non ci credere, Lucrezia. Andrà tutto bene, vedrai. Sta tranquilla. Avanti. Il signor Arthur McDonald. Vado a preparare le valigie. Fallo entrare. Allora è tutto pronto per la partenza? Sì, signor Presidente. Beh, è arrivato un altro rapporto. Secondo il servizio segreto, il pericolo maggiore sta proprio nel Texas. Il suo programma di vaste riforme ci ha messo contro tutti i potenti del luogo, a cominciare dallo stesso governatore dello Stato. Sì, lo so che è pericoloso, ma non ha importanza. Anzi, proprio per questo devo andare e parlare direttamente al popolo. Questo è importante, è solo questo che conta. Io voglio parlare personalmente con la gente che lavora 14 ore al giorno. E non ho bisogno né voglio essere appoggiato da quelli che la sfruttano. Signor Presidente, concordo pienamente con le sue idee, ma voglio dire solo che in questo momento il suo viaggio nel sud non mi sembra opportuno. E cosa dovrei fare? Voltare le spalle e fuggire? Potrebbe inventare una scusa. Un qualunque impegno politico. No, McDonald. Vede, io non potrei mai considerarmi il presidente degli Stati Uniti d'America se non potessi visitare liberamente tutto il paese. Ne convengo, ma non crede che... No, il treno presidenziale partirà stasera, come previsto. Buongiorno, McDonald. McDonald. Io non sottovaluto affatto la situazione. Ma non ritengo che questo sia il momento di essere troppo prudenti. Ti sei sistemato bene, Wheeler? Ora la scorta non ti serve più. Beh, non che ce ne fosse bisogno. Grazie comunque, grazie. Che cosa vuoi da me, Wallace? Sai, passavamo di qui. E allora ho pensato, perché non fare una visitina al vecchio amico Wheeler? Dopotutto, abbiamo combattuto insieme contro i nordisti. Sarà contento di rivedermi, no? La guerra è finita, Wallace. E l'abbiamo perduta. La guerra non è finita! Finché ci sono in giro dannati nordisti e vigliacchi traditori sudisti. Ormai siamo tutti cittadini dello stesso paese. Ci perdonerai, ma ci siamo permessi di versarci qualcosa da bere. Ce n'è anche per te, si intende. Ai vecchi tempi e al trionfo finale del nostro amato Sud.
Sono venuti in quattro. Hanno ucciso tuo padre perché aveva scoperto l'attentato. Sembra quel negro che ha rotto il muso a Slim. Allora è meglio finirlo, già che ci siamo. Perché sprecare piombo? Sono gli stessi due che hanno detto a tuo padre del ponte, li riconosco, li ho visti dallo sceriffo. Eravate in quattro. Chi sono gli altri? Vai, Bill, io posso cavarmela da solo. Tu devi correre al ponte. Se quei due hanno fatto del tutto per fermarci, vuol dire che lo sceriffo Jefferson fa parte anche lui della congiura. Corri, Bill! Devi cercare di salvare il presidente o tuo padre sarà morto invano! Tornerò a prenderti! Thank you.
Che cosa è successo? Volevano sporcarti la camicia, colonnello. Sta attento a quello che dici, giovanotto. È al presidente degli Stati Uniti che stai parlando. Io so sempre con chi sto parlando. Tu invece non puoi dirlo. Tieni gli occhi aperti piuttosto. Che vuoi dire? Guarda laggiù. Volevano far saltare il ponte. Lo lasci, McDonald. Mi sembra di averlo già visto. Non ricordo dove, però. Ti aiuto io. Forse il mio viso ti ricorda quei 4 anni di prigione che m'hai fatto fare, colonnello. 4 lunghi anni. Ma non te ne voglio. Come vedi, io ti ho salvato la vita. Fa attenzione, però. Qui non tutti la pensano come me. Il ritardo si fa preoccupante. Ma lei sa come sono lenti i treni da queste parti. Un paio d'ore di ritardo sono abbastanza normali. Ho sentito fare discorsi allarmanti. Pare che ci siano in giro molte teste calde. Sono solo chiacchiere, signor vicepresidente. Qualche facinoroso c'è, ma lo sceriffo Jefferson ha già provveduto a metterli tutti sotto controllo. Benvenuta, signora. Grazie. Grazie. Grazie, come sono belle. Salve. Ben arrivati. Come mai il treno ha fatto tanto tempo? Abbiamo avuto un piccolo incidente poco fa. Ah, sì, mi spiace. Siete lo sceriffo? Sì. E allora? Il ponte era stato minato. Tutti i responsabili devono essere immediatamente arrestati. Cercherò di fare del mio meglio. Il signor Pinkerton della Banca del Texas. Lieto di vederla tra noi. Il piacere mio, signor Pinkerton. Simpatico. Hai visto la moglie del governatore che fiori le ha offerto? Rose rosse. Che c'è di strano? Da queste parti significano sangue. Chi è? Sono B, aprimi! Presto! Ah, va bene, scendo subito. Aiutami, Jack è ferito. No, non lo voglio, lo stanno cercando. È scappato dal carcere. Ma non aveva fatto niente. Ha bisogno di un medico. È innocente. Colpevole o innocente che vuoi che me ne importi. È un muso nero. Prima lo impiccheranno e poi vedranno se è colpevole. No, no. Entrate, presto. Se al presidente accade qualcosa, vi riterrò personalmente responsabili. Ma come, il nostro amico vicepresidente, speranza di tutto il Sud, minaccia i suoi concittadini. Attento, Pinkerton.
Non le basterà l'oro della sua banca per salvarla dalla forca. Oltre la banca, c'è il potere politico. È l'esecutivo. È il Texas, insomma. Lei ha fatto un patto con il Texas. E il Texas l'ha creato vicepresidente. Ma in questo patto non c'è l'omicidio. Si calmi. Quello che è successo al ponte è stato il gesto di alcuni pazzi isolati. Che avevano tutti una stella sul petto. La verità potrebbe essere l'opposto di quello che sembra. Siamo qui per parlare con chiarezza. Si spieghi. 4 uomini scelti da me per proteggere il presidente sono morti su quel ponte. Uccisi da un uomo che ha scontato 4 anni di prigione per alto tradimento. Lui si è presentato come il salvatore del presidente, ma prima ha ucciso tutti coloro che potevano dare una versione diversa dell'attentato. Perché non l'ha arrestato allora? Il presidente è convinto di dovergli la vita. È vero. Io sono arrivato alla vicepresidenza degli Stati Uniti col vostro appoggio. Allora vedevo solo i miei interessi e i vostri. Ma 2 anni di stretto contatto col presidente mi hanno insegnato a pensare al futuro della nazione, di tutto il popolo. È nell'interesse del popolo che non accadano incidenti. E se lei mi permette, devo ricordargliene uno, signor vicepresidente. Lei sa che abbiamo in mano documenti tali da poterla distruggere. E sa che questi documenti non distruggerebbero solo la sua persona e la sua carriera, ma ogni possibilità di fiducia del popolo nel governo federale. Prendo nota del vostro ricatto, signori. Buonasera. Siamo qui per chiarire le nostre posizioni. Non può andarsene senza dirci come intende comportarsi. Intendo comportarmi secondo coscienza. Fate lo stesso anche voi, se ne avete ancora una. È una brutta ferita, ma tra non molto sarà in piedi. Curioso. Quando opero è ferma e sicura. Ma appena smetto trema. Forse dipende dalla bottiglia. È vuota? Dai, guarda. Riempila. Io sono a secco. Se vuoi posso fare un salto al salù. Tieni. Il migliore che hanno. Va bene. Sta fermo, amico. O mi rovini il rammendo. Sceriffo. Che cosa c'è, Cotter? Bill ha portato il negro da me. È ferito. Tienilo da te. Ora non posso spiegarti. Domani ti farò avere istruzioni. Hai visto che facce hanno i nuovi aiutanti dello sceriffo? Rischio la pelle a tenerti qui. Va via dalla finestra o t'ammazzo. Oh, attento! È carico! Sì. Se non fosse per questa maledettissima gamba non sarei qui in casa tua, ma giù in strada per stringere la mano al presidente. Sai, mi sono ricordato chi sei. Sei William Wheeler. Al tribunale militare ti condannarono per tradimento. Sì, signor presidente. Proprio lei chiese 4 anni.
E la corte me li diede. C'era anche un negro imputato a Conte. Ed eravate accusati di aver provocato coscientemente lo sterminio di un'intera compagnia sul campo. Eravamo in guerra, Wheeler, e avrei dovuto mandarti davanti al plotone di esecuzione. Ma le tue note personali, fino a quel momento, erano state ottime. Che cosa ti era successo, Wheeler? Ricordo perfettamente che rifiutasti persino di difenderti al processo. Io e Jack Donovan eravamo di sentinella. La nostra compagnia stava prendendo fiato prima di attaccare un accampamento nemico. La sorpresa era un fattore decisivo e l'intera operazione era impostata su di essa. A un tratto, in cima a una collina, apparve un uomo. Fermo, Jack! Ma ci ha visti? Andrà a dare l'allarme, ci ammazzeranno tutti! E chi era quel sudista? Mio padre. È stata una guerra spaventosa. È stata, lo è ancora. Mio padre è stato ammazzato appena 2 giorni fa dalle stesse persone che volevano far saltare il ponte. È per questo che sono andato lì. Soltanto per questo. Perché credi che sia venuto nel Texas? Proprio perché tutto ciò finisca. Perché la violenza finalmente cede il passo all'equità, alla giustizia. Tu mi hai salvato la vita. Spero che un giorno tu possa essere contento di averlo fatto. Sì, ma qui per ora c'è soltanto una cosa che conta. Questa. Ma chi fa paura? A che cosa serve? A far tacere chiunque. Anche un presidente. Questo vorrebbero fare, vero? Proprio. Ce ne sono tanti altri con le mie stesse idee. Circa la faccenda del ponte, sono già contento. Grazie. Shooting stars falling by for the hand.
Whisky. Hai visto lo spettacolo? Bene. Ora vieni con noi dallo sceriffo. Vuole parlare con te. Subito. Se Jefferson ha bisogno di parlarmi, ditegli pure che l'aspetto qui. Ho reso bene l'idea. Queste sono tue. Ebbene? Volevi parlarmi, Jefferson? Sei andato troppo oltre stavolta. Ora ho le prove per metterti dentro. Resistenza alla legge. Già. È la stessa stella che avevano quei tipi che volevano far fuori il presidente minando il ponte. E forse quegli altri che hanno ammazzato mio padre avevano lo stesso distintivo. Tu puoi continuare a fare il furbo con quelli di Washington, ma quando se ne saranno andati, farai i conti con me. D'accordo. Ma ricordati bene. Sarà meglio che tu cerchi di farli tornare tutti a Washington. E vivi! Perché se per disgrazia accadesse qualcosa al presidente, io ti ucciderei. Spero che verrà presto il giorno in cui la paura non esisterà più per nessuno. È uscito adesso. Viene, viene! Va ad avvisarli. Bene. Viva il presidente! Viva! Ma che dici? Da un medico! Venite! Seguite la carrozza! Fermo! Il vostro dovere è di mettervi al sicuro! Aiutatemi! Fate qualcosa! James! Si salverà! Lego! Gli hanno sparato. Presto. Salvatelo. È vivo. Sì. Avresti dovuto portarlo all'ospedale. Ci sono medici più bravi. Io non me la sento. So quello che vali. Sbrigati. Prendetelo. Attenzione. Per le gambe. Piano, più in alto. Così. Ecco, avanti. Piano. Lasciatemi. Non l'ho ucciso io, no! Chiedetemi! Non sono stato io! Non ho ucciso il presidente! Lo giuro! Non sono stato io! Non dovete toccarlo! Quest'uomo avrà un regolare processo. Lasciatelo passare. Lo portiamo in prigione. Il presidente li difendeva in essa. Se è stato lui. Avanti.
sono innocente, non sono stato io. Ho portato il dottor Hunter. È il primario dell'ospedale. Signori, vi prego di uscire. Fate venire un sacerdote. Oh no! Anche lei, signora. No. Voi due eravate i soli responsabili della sua sicurezza. Signor McDonald, l'assassino è già stato arrestato. E chi sarebbe? Si tratta di un negro. Chi? Jack Donovan. No, tu cerchi di coprire i veri assassini. Calma, ora siamo troppo sconvolti. Jack adorava il presidente, come del resto tutti i poveri come lui. Donovan aveva ancora il fucile in mano quando è stato preso. E i colpi sono partiti proprio dalla finestra della casa in cui era nascosto. Poi, per evitare che potesse denunciarlo, ha ucciso anche l'uomo che lo ospitava. Siete stati davvero svelti. È molto facile incolpare un negro. Ti ripeto che è stato lui a sparare dalla finestra. L'ho visto con i miei occhi. È impossibile. I colpi che hanno ferito il presidente provenivano sicuramente dal cavalcavia. Bene. Ognuno sarà libero di dare la sua versione al processo. Io ho fatto il mio dovere. T'avevo avvisato, Jefferson. Ti ucciderò. Giovanotto, non vi permetto di usare questo tono arrogante verso un galantuomo come Jefferson. Secondo voi, allora, è tutto a posto? Quello che dicono i galantuomini non si deve mai discutere. Signori, il presidente è morto. Jack Donovan è innocente. Troverò io i colpevoli, quelli veri. Avanti. Non ho parole per esprimerle i miei sentimenti, signor Presidente. Cosa vuole dire? Che sono già 19 minuti che lei è il nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America. Non è esatto, signore. Sono 19 minuti che l'America non ha più un Presidente, è abbandonata a se stessa. Questa sarebbe la situazione peggiore. Fortunatamente, però, la Costituzione del nostro paese prevede che, in caso di morte del presidente, il vicepresidente ne assuma automaticamente la carica. Non prima di prestare il giuramento. E solo un giudice può riceverlo. È già qui che aspetta. Devo parlarle in privato, McDonald. Venga più tardi. Come vuole. Giudice Harvey. Ora può entrare. Dov'è la Bibbia, Pinkerton?
Ripeta con me. Nick! Ma che fai qui? Sto cercando una prova che confermi una mia idea. Secondo me i colpi che hanno ucciso il presidente sono partiti da qui. E hai trovato qualcosa? Mm-hmm. Questo. Winchester 32. Ne ho trovato uno solo, però i colpi sparati da qui sono stati due. Ne sei certo? Certissimo. Stavo in coda al corteo e quando è successo il finimondo ero in mezzo alla strada e ho visto tutto. Quanti uomini credi che fossero? A sparare, dico. Come minimo due. Un uomo solo non poteva sparare due colpi in così poco tempo. Già. Cerchiamo l'altro bossolo. Attento! Non sparare, Bill! Tienilo di mira. Vieni qui, cammina. Grazie di essere venuto. Le devo dire cose molto gravi. Sarà liberissimo di usare le mie parole come crederà meglio. Io mi fido di lei, solo di lei. Prima che mi dica altro, signore, è mio dovere informarla che l'unico presidente cui mi sento legato da un obbligo di lealtà sta dentro una bara. Sono in mano a questa gente. Lo sono sempre stato, ma prima non era importante. Ora credono di avere raggiunto il loro scopo, manovrare come un burattino il presidente degli Stati Uniti. A chi vuole alludere? Di chi sta parlando? Di Pinkerton. Ma perché ha giurato allora? Ha fatto il loro gioco. L'America non poteva restare senza presidente. E non è peggio essere nelle loro mani? Mi ascolti, MacDonald. Tutto può dipendere da lei. In questi due anni che ho passato accanto al presidente ho capito molte cose e sono deciso a portare avanti le sue riforme e le sue idee. Per farlo, alcuni documenti che sono in possesso di Pinkerton devono essere distrutti. Lo scandalo non travolgerebbe solo la mia persona, ma tutto quello che è stato ottenuto al prezzo di centinaia di migliaia di vite umane. È un altro motivo per il quale ho giurato. Prendere tempo. E se non riuscirà a riavere quei documenti? Fra 10 giorni si riunirà il Congresso e saranno presentati emendamenti che daranno a questi ricattatori le chiavi del paese. MacDonald, se fra 10 giorni quei documenti non saranno in mano mia, Washington, io non avrò che una sola via di uscita. Questa. Non me ne restano altre. Sarà di nuovo il caos, la guerra civile. Farò tutto il possibile, signor presidente. Le ho affidato una responsabilità enorme, ma so che lei è l'uomo migliore per sostenerla. A salutarla, signora. Io resto a Dallas. Perché, MacDonald? Per cercare la verità. Mio Dio. Spero di rivederla a Washington fra 10 giorni, presidente. Grazie. Comunque vadano le cose. Grazie.
L'ho messo su io questo posto prima di dare le gambe alla patria. Te lo ricordi, Bill? Il mio sacrificio è servito a qualcosa. E il tuo? A chi servirà, Slim? A chi servirà? Bastardo! Quanto credi di poter durare, Slim? Lo so che sei solo una pedina. Non ce l'ho con te. Chi t'ha mandato? Basta. Jefferson. Mi ha mandato Jefferson. Prenditela con lui. Io e Felt abbiamo solo obbedito ai suoi ordini. Prima avete fatto fuori il presidente sparando dal cavalcavia. E poi volevate far fuori Bill. Voglio che tutta la città senta quello che hai detto adesso. Ora andiamo a fare una visita a Jefferson. Non ti muovere. Resta dove sei. Girati. Butta il cinturone. E non fare scherzi. Tu. Anche tu sei con loro. Nella vita di un uomo politico ci sono cose che non puoi capire. Un giorno ti spiegherò. Fa come ti dico. Buttalo. Buttalo, ho detto. Sei stato grande. Bastardo traditore, figlio d'una cagna! Politicante schifoso! Eri amico del presidente, vero? Sei un Giuda! Digli di star fuori da quest'affare. Non puoi levarti dai piedi un idiota come questo? Cosa aspetti? Ha causato abbastanza guai. Ma che è successo, McDonald? Si è lasciato beccare. E ha spifferato tutto il piano. Da capo a piedi. Bill mi ha torturato. Voleva impiccarmi. Lui è arrivato appena in tempo. Con chi stai? Non fare domande che non servono a niente, Jefferson. E finiscila di pensare che siamo tutti idioti a Washington. Sono innocente. Vogliono costringermi a dire che ho ucciso il presidente. È falso.
lo sono stato io. E non dirò mai che l'ho fatto. Mai. Vi prego, signore, cercate di avvertire il mio amico Bill. Io non ho sparato. Oh no. E lui me lo potrà provare. Slim, è meglio che cambi aria per un po'. Guiderai tu la scorta. Non farà nessun altro sbaglio. Dove stanno portando quel negro? Al Forte Ward. Sarà più al sicuro lì. Prima pagina, col carattere più grande che hai. Sì, signor Jefferson. Non muoverti! Leggi, Pat. Brillante azione dello sceriffo. L'assassino del presidente è stato già arrestato. Si tratta di un negro chiamato... Straccialo. Nella prima pagina ci metterai invece l'annuncio di morte di Jefferson. Sta attento, Bill. Bada che se mi ammazzi finirai impiccato. O invece mi farai sparare da un cavalcavia. Slim ha mentito. Per salvarsi. Ma tu non ti salverai. Perché nel conto che ora devi chiudere... c'è compreso mio padre. Era venuto da te fiducioso. E tu l'hai ammazzato. No, Bill. È stato Wallace. Io non ci sono entrato. È stato solo Wallace. Non puoi uccidermi in questo modo senza darmi una possibilità, senza... L'unica possibilità che ti darò è un sigaro. La pistola. Niente trucchi. Nick, accendi il lume. E tu chiudi la finestra. Non conosci il gioco? Un proiettile solo e solo il fuoco del sigaro per prendere la mira. Niente altro. Via la luce. Fermo, Bill! Non provarci! Se lo uccidi, Jack è perduto. Dov'è Jack? Sulla strada di Forte Ward o su quella dell'inferno? Voglio che tu sia vivo quando io verrò qui con Jack. Voglio che ti veda crepare.
Intanto firma la confessione. Giustizia è fatta. Negro. A causa delle presenti condizioni avverse, per il clima emotivo creatosi a Dallas, l'accusato Jack Donovan è stato portato stamani in luogo sicuro per sua salvaguardia.
mi è stata appena presentata un'ingiunzione da parte della Corte Federale Distrettuale. In essa si chiede che lo Stato del Texas provi che vi sono sufficienti motivi per incriminare Jack Donovan per l'assassinio del presidente. Il signor Arthur McDonald è qui per rappresentare ufficialmente il governo federale in questo attacco sferrato contro lo Stato del Texas e le sue procedure legali. Ora, a meno che nuove prove non vengano alla luce nel corso di questo dibattito preliminare, io respingerò questa umiliante ingiunzione. Può cominciare, signor McDonald. Vorrei domandare qualcosa allo sceriffo. Silenzio! Silenzio! Donovan! Ma sì, è Jack Donovan! Ma chi lo ha? Vedo che lo rispettate più da morto che da vivo. Perché vi pesa sulla coscienza. Ma che significa questo? Significa che ora può smetterla con questa farsa. Quello è un mio amico, Jack Donovan. Lui amava il presidente, perché gli aveva detto che i bianchi e i neri sono uguali. Lo hanno accusato di averlo ucciso, ma non è vero! Il presidente è stato ucciso da gente che non la pensava come lui. Ecco, qua dentro c'è scritta tutta la verità. Fermo! Ordine, ordine, seduti! Di un traditore del sud che ha combattuto con i nordisti contro il suo stesso padre. Tu invece non hai nessuna faccia, Wallace. Sei soltanto uno stupido assassino. La pagherai. Disarmatelo e portatelo al villaggio abbandonato. Voglio continuare questa discussione con Comodo. Avanti. Il signor McDonald. Ah, finalmente. Benvenuto. Non mi aspettavo un così caloroso saluto. Prima di tutto, permetta di esprimere la nostra ammirazione per l'abilità che ha dimostrato stamani. Champagne. Un lusso degno di una grande ricorrenza. Ma preferirei brindare alla felice conclusione dell'affare per il quale sono qui. Vedo che preferisce andare al nocciolo delle cose senza preliminari inutili. Cercherò anch'io di essere breve come lei. Ha dimostrato l'innocenza di quel negro.
l'indegnità dello sceriffo Jefferson a ricoprire una carica tanto importante. Lei ha anche rivelato che Jefferson agiva in combutta con Wallace e che sono loro i veri responsabili dell'assassinio del presidente. È stato molto bravo. Lasciamo stare i complimenti inutili, Pinkerton. Mi trovo qui per sentire proposte concrete e basta. Smettiamo di giocare con le parole e veniamo alla sostanza. Noi vogliamo solo difendere il prestigio del Texas e di questa città. Noi vogliamo che questo affare sia chiuso. Dopo tanto clamore, apprezzeremmo molto il silenzio. Capisco, ma il silenzio è d'oro, signor Pinkerton. E noi altri siamo disposti a comprarlo. Dica una cifra e non la discuteremo. Ho le prove che Jefferson e Wallace hanno agito secondo i suoi precisi ordini. E so che lei possiede documenti con i quali può manovrare il nuovo presidente. E infine ho la prova che è stato lei a far assassinare il presidente degli Stati Uniti d'America per questa precisa ragione. Pazzo! Lei è pazzo! Governatore, so bene che anche lei è nelle mani di Pinkerton, ma questo è un problema dello Stato del Texas e non del governo. Non crede di essere andato troppo oltre? Sa benissimo che non è così. Prima di mettere la testa nella bocca del leone, ho consegnato le prove a tre persone di mia piena fiducia. E se entro 24 ore io non sarò da loro, potrà cominciare a sentirsi la corda al collo. Non vogliamo più violenze. Bene. Potrà evitarle semplicemente consegnandomi quei documenti con i quali lei intendeva ricattare il nuovo presidente. Io provvederò a che solo Jefferson e Wallace paghino per tutti e che la sua persona rimanga fuori da questo sporco affare e l'indagine venga chiusa per sempre. In certi casi la violenza è proprio indispensabile. Le concedo 24 ore, signor Pinkerton. È lei ad avere 24 ore di tempo, McDonald. 24 ore per decidere se essere ricco consegnandomi quelle prove o sparire per sempre dal mondo dei vivi. Rapinato banche, assaltato treni, ma ci vogliono molti soldi per fare un esercito. Però verrà il giorno, Jefferson, in cui scenderò in campo contro gli Yankee. E quando questo avverrà, l'intero Sud si schiererà con me. Vero, Jefferson? Mi aspettavo di trovare un criminale, ma sei anche un pazzo. Pinkerton e i suoi uomini si sono serviti di voi due per i loro scopi. E adesso vi hanno mollato. Finirai impiccato. Senza onore né gloria, Wallace. Non hai capito niente, Bill. Sono io che mi servo di loro. Te ne accorgerai presto e a tue spese. Ci hanno tradito. Guarda. Jefferson e Wallace, veri assassini del presidente. È già in vendita? Sì, e tutta la città l'ha letto. Mettono su una squadra di volontari per venirci a prendere, capisci? Tutti a cavallo. Quando tornerò qui vedrai chi è stato il pazzo. Pinkerton o io? Ti dico che non tornerai più, Wallace! Resta qui e fa compagnia a Brett e Mortimer. A Dallas! We'll be right back.
Per l'ultima volta, McDonald, le offro la ricchezza, una grande ricchezza. In ognuna di quelle casse c'è tanto oro da comprare il Texas. I documenti, Pinkerton. Soltanto i documenti, non ha altra scelta. Vedremo. Ho voglia di divertirmi. Tu mi hai insegnato un bel gioco. Io te ne insegno un altro. Sempre con un proiettile. Ti piace? Però è fortunato. Guarda, guarda. Ehi, hey Jefferson, vieni a vedere chi è arrivato. Salute, Nick. Che vieni a fare, a liberare il tuo amico? Oh, sei venuto a chiederci l'elemosina. Faresti meglio a metterti davanti a una chiesa. Siamo di cuore troppo tenero, noi lo sai. Ridete pure, amici. C'è bisogno di gente che si allegra come voi all'inferno. Nick! Hai perso il tuo stesso gioco, Jefferson. Il gioco lo conosci. Ti ha colpito? Sì. Brucia. Il proiettile è dentro. Aiutami. Stringi forte. Chi è? Sono io. Sei pazzo. Lui no. Che hai? Che è successo? Hai avuto sempre paura, ma mai in questo modo. Su, parla. C'è il terrore. Perché? Stanno ammazzando tutti i testimoni. Hanno cominciato con Annie, la negra. Hanno preso McDonald e non so se sia ancora vivo. E Wallace è in piazza con i suoi uomini. Li ho sentiti sparare. E Strips ha
Anche lui ha testimoniato. Aspetta! Corri sempre a testa bassa. Rifletti un momento. Pat, sono cose orribili. Ma è da tempo che succedono. Perché adesso hai tanta paura? Tu. Mi hanno costretto. Capisci, Nick? T'hanno eletto sceriffo per fare il comodo loro. Purtroppo. Servono soldi. Quanto denaro hai? L'incasso della settimana passata. Ecco. Taglia quei fogli nel formato delle banconote. Presto, ti spiegherò dopo. Io devo correre subito da Strips. Vieni. Strips, vecchia spugna. Chi è stato, Strips? Anche se te lo dicessi, non servirebbe a niente. Adesso vado a chiamarti un dottore. No, so crepare da solo. A chi è stato? Dimmelo. Al processo sono stato imprudente. Dammi la borsa. Sono il migliore per questo genere di cose. Lì davanti allo specchio. Senti, tu conosci la legge. Non ti eviterò la galera, ma potrò evitarti la forca. E adesso slegami. Affronterò io Wallace. Sei un vigliacco, mi hai tradito, Pinkerton. Ora voglio subito quei documenti. Così finalmente non avrò più bisogno di te. Tu non sapresti come usarli. Perché, ti credi di essere più furbo? Sì, mille volte di più. Io conosco il nuovo presidente, tu invece no! A me non interessano affatto i tuoi intrighi! Se voglio quei documenti è solamente per mostrare a tutti chi è in realtà l'agente di Washington. Così scatenerò di nuovo la guerra! Dove vai? Mi manda Pat, lo sceriffo. Devo depositare in banca i soldi di Washington. Quali soldi? Beh, sono i 20.000 dollari d'Italia per l'assassino del presidente. Mettili a terra e fila. Ma questi sono soldi dello Stato. Metti giù, ho detto. È vero. Ehi, è piena di dinamite! Muoviti, non ho tempo da perdere, Pinkerton. Dammi subito quei documenti o ti ammazzo come un cane. Va bene, Wallace. Va bene. Te li darò. Mm-hmm.
Peccato, saremmo potuti risorgere senza un pazzo furioso come te. Va all'inferno. Vieni fuori! Dove sei, Wallace? T'ammazzerò, ma non come hai ucciso mio padre! Fatti vedere! Vigliacco! Dammi quei documenti. Non ho rischiato la pelle per lasciarli a te. Questo non sarebbe giusto. È ora che la gente sappia qual è la verità. Certe verità è meglio non dirle. Questi documenti sono più utili a me che a te. E il mio unico scopo è in definitiva uguale al tuo, Wheeler. Il nostro presidente è morto perché voleva la pace. E li userò per la pace. Perché dovrei darteli? Te lo dico io, amico, per due buone ragioni. Prima, perché ho una pistola. Seconda, perché se non me li dai ti uccido. Da qua. C'è un treno domattina. Segui il mio consiglio. Prendilo. Non ancora, aspetta. Puoi caricarle invece. Ci ho pensato, sai. I documenti servono di più a te. A me basta la pistola.